B Marcello Bergamo è un'azienda specializzata nella produzione di abbigliamento tecnico per ciclismo. La diffusione del marchio MB Bergamo è al centro degli obiettivi aziendali, analogamente allo sviluppo di partnership con marchi nazionali ed internazionali. Immagini che ci portano presso uno degli impianti più prestigiosi del nostro paese. Ci riferiamo all'Autodromo Nazionale di Monza, che per l'occasione ospita una gara ciclistica. Il tutto nell'ambito del 38esimo Festival dello Sport. La corsa è organizzata dal Pedale Monzese, una delle società più anziane del nostro territorio, presieduta da quel signore che vedete, quel Giorgio Albani, che dopo aver terminato l'attività come direttore sportivo di squadre professionistiche è stato vice direttore di corsa del Giro d'Italia per 25 anni. Ed è per questo che vediamo anche facce note proprio dell'organizzazione del Giro, come Vito Mulazzani. Ma la parola ora al sindaco Roberto Scannagatti. Ah, devo dire, questa è un appuntamento storico per la città. Io non credo che si possa pensare a una settimana di San Giovanni come quella che noi organizziamo senza pensare alla corsa ciclistica organizzata dal Pedale Monzese. Siamo arrivati all'81esima edizione e questa già la dice lunga rispetto alla storia e alla tradizione da parte di una società, lo voglio dire, il Pedale Monzese, che ha 85 anni, quindi siamo credo a livelli record. E poi tra l'altro per me è un motivo di orgoglio non solo patrocinare iniziative e collaborare, ma poter accogliere le persone qui in questo stupendo scenario che è costituito dall'Autodromo di Monza. Immagino che molti degli atleti che partecipano lo fanno anche per poter dire: io ho corso all'Autodromo di Monza, e credo che non sia un fatto secondario. Quindi questo nostro intento di portare questa manifestazione all'interno di un festival dello sport che ha avuto tantissime difficoltà quest'anno a reperire fondi, ma ce l'ha fatta comunque per l'ennesima volta, è stata un'idea che lei ritiene giusta? Assolutamente sì. Noi, guardate, come è noto, i comuni soffrono dal punto di vista finanziario, come soffre tutto il paese, insomma la crisi è una crisi pesante, ma è inutile continuare a dirlo. Le poche risorse che abbiamo a disposizione le dobbiamo spendere bene, lo dobbiamo fare sempre, ma soprattutto quando sono poche. Il Festival dello Sport, io ho voluto che anche quest'anno venisse sostenuto dall'amministrazione comunale, perché davvero è un momento, un'opportunità importante, è lo sport vero, sono i valori veri dello sport, qui abbiamo tante associazioni sportive. Può sembrare in tono minore quest'anno, perché chiaramente riducendo i costi si è dovuto ridurre anche alcune iniziative, ma vi assicuro che l'entusiasmo, la passione, da una parte che l'Unione Società Sportive Monzesi col presidente Mazzo ci mette e tutti i suoi collaboratori, ma soprattutto tutti quelli che partecipano, gli atleti, i ragazzi che per la prima volta magari si avvicinano a uno sport qui in questa occasione, è un entusiasmo che è immutato, non è in funzione, diciamo, delle risorse economiche, ma è frutto di una grande, grande passione per lo sport. Poi consentitemi, il presidente del Pedale Monzese è Giorgio Albani, un grande dello sport, è stato un grande del ciclismo, e credo che sia giusto comunque che la nostra città consenta di onorarlo anche nel modo giusto. Grazie Roberto Scannagatti, dal parterre de Rouen, qual è l'autodromo di Monza, un grazie ancora. Siamo così giunti quasi al momento della partenza, ma gli atleti sono schierati, pronti per partire. In 140 hanno firmato il foglio di partenza su 160 iscritti. Fa un certo effetto vedere corridori di biciclette proprio di fronte alle tribune stampa dell'appunto Autodromo di Monza. Giorgio Albani ha abbassato la bandiera a scacchi e quindi ecco che prende il via l'81esima medaglia d'oro città di Monza. E una gara che naturalmente nel frattempo vuole anche ricordare chi non c'è più e che tanto ha dato nella vita, nella propria vita, per il Pedale Monzese. Primo fra tutti Angelo Schiatti, indimenticato presidente della società Brianzola, e poi altre persone come Luigi Ratti, Isaia Stefano e la signora Ginetta Schiatti, insomma tutte persone
che vengono ricordate in occasione di questa manifestazione, che così come abbiamo sentito dallo stesso sindaco di Monza, rappresenta un pochettino il fiore all'occhiello dell'attività sportiva di questa città. Una società, la Pedale Monzese, che è stata premiata anche con la Stella d'Oro al merito sportivo da parte del CONI e che continua la propria attività organizzativa con la creazione di eventi particolari. Uno dei più importanti proprio è quello che stiamo osservando. Abbiamo detto Autodromo Nazionale di Monza, 36esimo trofeo Angelo Schiatti, nono Memorial Luigi Ratti, quarto Memorial Isaia Stefano e 17esima medaglia d'oro Ginetta Schiatti. Tutti alla memoria di questi signori che, come abbiamo detto, hanno rappresentato per diversi anni l'ossatura a diverso titolo della società. Un comitato d'onore presieduto da Giorgio Albani, una società che ha come presidente onorario Ernesto Colnago, amico di sempre di Giorgio. Ma torniamo a quella che è la gara, quella che vedete è un passaggio nella variante Ascari, un tratto della pista conosciuta ovviamente da tutti gli appassionati di motorismo, ma veniamo alla corsa ciclistica. In testa in questo momento un tentativo di Elia Tedeschi della Gerbi 1910, società che di fatto ha la sede proprio a pochi metri, potremmo dire, anzi una delle porte di entrata del parco di Monza, al cui interno c'è l'autodromo, è proprio su Villa Santa, quindi società questa che è estremamente di casa. Il tentativo di Elia Tedeschi ovviamente viene neutralizzato, del resto questa è una delle gare più veloci dell'intero calendario e risulta molto difficile prendere il largo. Il gruppo di testa sta transitando sotto le tribune naturalmente con alla base i box, all'interno di uno dei quali verranno svolte le operazioni di premiazione. Gruppo a forte andatura, lo vedete stesso voi stessi dalle immagini, un gruppo che naturalmente viaggia a una cinquantina di chilometri orari, del resto gli atleti si fanno prendere proprio dal fatto che stanno correndo nel circuito di Monza. Ora in testa, vedete, è Patrick Rassega del gruppo sportivo Garda, una società bresciana, ma anche questo tentativo ovviamente viene neutralizzato ed ora gli atleti che dovranno percorrere 25 giri pari a 144 chilometri del circuito stradale dell'Autodromo Nazionale di Monza, sono di nuovo in una fase interlocutoria, ma lo saranno ancora per poco, perché come accade sempre in gare come queste, molti sono gli atleti che vogliono mettersi in luce e ovviamente faranno di tutto per riuscire, perché no, a conquistare la testa magari isolata di questa gara. Servizio radio informazioni da parte dell'amico Viganò, vedete di nuovo il transito sul rettilineo d'arrivo dell'autodromo di Monza, laddove le vetture raggiungono anche la velocità di 300 km orari. Naturalmente i nostri atleti vanno più piano, ma non per questo meno spettacolarmente. Guardate che bellissima immagine questa alla variante subito dopo il rettilineo, prima di affrontare la curva Biassono, così è chiamata questa curva che gli atleti stanno per affrontare, prima di superare le due curve di Lesmo, la curva del Serraglio e di nuovo ritornare alla variante Ascari. Ma attenzione, perché si sono posti all'attenzione del nostro obiettivo 13 uomini, sono Redi Alilai, Alex Bertelli,
Norman Patrick Falco, Matteo Spreafico, Michele Bertolini, Fabio Gadda, Luca Lucini, Alessandro Cipolla, Flavio Valsecchi, Andrea Zanzi, Luca Sacchetti, Marco Coffinardi e Gianluca Modesti, quest'ultimo della Fagnano Nuova che chiude il gruppo. L'84, ecco, lo vedete ora, Alex Bertelli, corridore della Fagnano Nuova, quindi squadra varesina. Poi con il 93 è Luca Sacchetti della Gerbi, con il 42 è Luca Lucini, con il 107 ora a guidare il gruppetto è Fabio Gadda del Team Idea, che viene rilevato dai suoi due compagni di squadra, Matteo Spreafico col 111 e l'altro atleta del Team Idea, Marco Coffinardi. Con il 39, eccolo qui in quadrato, Andrea Zanzi della FGMI Impianti, e poi l'uomo della squadra bresciana Velo Club Brissia, Alessandro Cipolla. Insomma, un gruppo di 13 atleti ben assortito che può fare il vuoto volendolo, ma non dobbiamo dimenticare che i chilometri sono ancora tanti e la caratteristica di questa corsa è l'elevata velocità, che naturalmente porta poi a finire prima anticipatamente le forze che naturalmente andranno via via scemando proprio a causa i grandi rapporti. Il nuovo passaggio davanti alle tribune stampa e VIP, e va detto che tutto sommato una gara di questo tipo, che potrebbe sembrare sulla carta particolarmente facile, nella realtà poi l'elevata velocità, come abbiamo detto, porterà sicuramente a dei risultati di diverso tipo. Proseguono intanto i 13 in quella che è la loro azione, qui con il numero 122, maglia arancio nera e Redia Lilai, corridore albanese che ha vinto quest'anno all'inizio di stagione il giro delle tre province, è comunque tra i più combattivi dell'intero gruppo di atleti che domenicalmente seguiamo, ma cerca di fare il proprio compito anche una squadra come il Team Idea 2010 diretto da Marco Cannone, un Team Idea che è presente in questa fuga con ben tre uomini, Marco Coffinardi, Fabio Gatta e Matteo Spreafico, quest'ultimo figlio d'arte, figlio di quel Maurizio Spreafico che è stato per alcuni anni professionista, ora titolare di un negozio di vendita di biciclette tra i più prezzati di tutta l'Alta Brianza, e poi con titolare di un maleficio sportivo. Intanto il gruppo si è avvicinato in modo consistente ai 13 di fuga, qui siamo sul rettilineo opposto, subito dopo la variante Ascari, prima che inizi la curva parabolica che poi porterà gli atleti in dirittura d'arrivo. E proprio in questo caso ne approfittiamo per ascoltare un'intervista interessantissima. Ed eccoci giunti con il presidente che organizza questo Festival dello Sport che è giunto alla sua 38esima edizione, Pietro Mazz, al quale va un nostro grandissimo applauso per aver ottemperato i suoi impegni di grande manager nell'ambito di questa manifestazione, di essere riuscito ad organizzare, nonostante tutti gli inconvenienti della contingenza, questa edizione. Indubbiamente è un grazie che devo dire a voi, prima tutto perché ci onorate un evento di questo genere a livello ormai anche lombardo, averla in autodromo a Monza per noi è veramente una grande soddisfazione, soprattutto in un momento in cui, come giustamente dicevi, un momento particolarissimo per quanto riguarda il discorso della politica economica, che francamente soltanto ancora con tanta voglia nostra di fare qualche cosa si riesce a ottenere qualche risultato, nostra e di tutte le società dilettantistiche monzesi, e qua ne abbiamo
un esempio classico che questa manifestazione oramai ha superato, credo, gli 80 anni di Monza, e quindi più che mai è un evento da portare avanti, è un evento che gratifica Monza e per noi, come ripeto, è stato un onore da un po' di anni ospitarlo in autodromo. Noi, con la speranza che il nostro Pietro Mazzo perseveri nel suo impegno affinché tutti insieme possiamo nel tempo far ritornare ai grandi fasti questo Festival dello Sport con tutte le società sportive che sono venute a mancare in questi anni. Indubbiamente è un impegno che prendo molto volentieri, però la conclusione qual è? È quella che dobbiamo necessariamente riunirci e capire a questo punto dove si può trovare, per quanto riguarda la nostra formula, delle situazioni economiche che ci permettono di gratificarci, perché essendo tutti volontari, lavorando tutti per il piacere di fare qualcosa, se vengono a mancare i supporti economici, e quest'anno per esempio è venuto a mancare il supporto istituzionale in parte, salvo il Comune di Monza, dobbiamo ragionarci bene per prospettare qualche cosa di bello in futuro. Io credo che questa attenzione che ha il Presidente Mazzo debba essere considerata come coagulante per tutti i giovani, perché debbano avere anche uno strumento dove potersi applicare e poter trovare delle soddisfazioni al di fuori del mero soddisfazione economica. Indubbiamente per noi il futuro è sui giovani, dobbiamo giocare su quelli. Diventa altrettanto difficile trovare oggi facilmente giovani che la pensino un po' come noi, un po' datati, però l'importante è avere fiducia, e io credo che se noi abbiamo fiducia in noi stessi e cominciamo a dare speranza ai giovani, forse qualcosa di meglio in futuro potremmo trovare, ma soprattutto potremmo coordinare al meglio queste nostre attività per la gioia di tutti. Grazie ancora al Presidente Mazzo. Grazie. E quindi abbiamo sentito anche la voce di chi organizza da 38 anni, pensate, la Festa dello Sport a nome e per conto di tutta la cittadinanza di Monza, un impegno notevole anche da parte di questa associazione, l'Unione Società Sportive Monzesi, presieduta da Pietro Mazzo, che l'abbiamo ascoltato. Ma attenzione, perché due uomini sono usciti dal gruppo. Sono con il numero 92, lì i tedeschi della Gerby 1910, che abbiamo già visto in precedenza, e Andrea Crema della team Named Ferroli, eccolo inquadrato in un bellissimo primo piano che ci propone il nostro operatore Andrea Pescarolo. I due però non sono in testa alla corsa, bensì all'inseguimento di un'altra coppia, mentre i corridori in oggetto, li vedete, stanno affrontando la curva parabolica, quindi c'è più o meno un rettilineo che divide questi due atleti da chi in realtà in questo momento è in testa alla corsa. Omaggio all'impegno di Elia Tedeschi, ma andiamo a vedere i due fuggitivi chi sono. Con il numero 124 Matvei Nikitin della Named Ferroli, e il corridore varesino Kabir Lenzi, che gareggia per il team Idea 2010 guidato da Marco Cannone, che è stato scelto dalla mente di questo gruppo sportivo nato, come dice il nome, nel 2010, quella fervida mente, dicevamo, di Pier Gaffuri, uno degli più effervescenti, potremmo dire, dirigenti sportivi della nostra regione. Ha sempre idee nuove, ha sempre voglia di misurarsi con le cose difficili, e quest'anno ha una squadra che forse non avrà grandissime punte, ma grande voglia di fare. Abbiamo visto nel frattempo appunto un atleta di questa società tirare il con il 124. Abbiamo detto che abbiamo Matvei Nikitin della società Named Ferroli, e poi con il 105 a fare l'andatura, grande grinta da parte di Capri Renzi, che vediamo sempre tra le principali esponenti di questa società nel voler fare qualche cosa, un Kabir Lenzi che è sicuramente un atleta particolarmente combattivo, l'abbiamo visto alla Milano Tortona e lo vediamo praticamente ogni domenica, anche oggi qui, seppur la gara si svolge
nella giornata di sabato, dicevamo, anche in questa corsa che si svolge sullo Stadio Nazionale di Monza, Cabi Renzi è presente a fare il gioco di squadra. I due stanno entrando in parabolica, ma attenzione perché dal gruppo esce come una schioppettata il numero 64 e Mattia Canali della Viris Maserati. I due transitano a questo punto davanti alla postazione radio e soprattutto al palco del traguardo, quello dove è posto appunto l'arrivo di questa gara, e vedete che è già iniziato il momento del rifornimento, ma nessuno dei due ne approfitta, mentre il gruppo è lì ormai a pochi secondi, guidato dalla grande volontà di fare velocità da parte degli atleti della Gerbi di Villa Santa. Un gruppo compatto che non sembra comunque preoccuparsi molto dello stato della fuga dei due concorrenti di testa, che proseguono comunque nella loro azione. Il gruppo è sempre lì a una manciata di secondi, saranno 15-20 secondi di vantaggio e non cedono i due nella loro iniziativa, non si fanno perdere di coraggio, anzi a questo punto spingono con maggior determinazione, usando grossi rapporti e con la volontà naturalmente di non farsi riprendere. Lo stesso dicasi per il corridore che vedete inquadrato, Matvei Nikitin, un corridore russo, e vedete a occhio che il vantaggio dei due è aumentato. Addirittura alle loro spalle si è staccato dal gruppo un quartetto, tre con la stessa maglia e uno della Gerbi. Andiamo poi a vedere di chi si tratta. Sono quattro atleti che si pongono all'inseguimento dei due fuggitivi, e stiamo parlando di Patrick Norman Falco, Luciano Giovanzana e Luca Lucini della Flight Cycling Team, quella società che ha praticamente atleti che sono diabetici e sono patrocinati dalla Sanofi, un'azienda praticamente leader nel settore per curare questo tipo di malattia, e loro sono tre esponenti di questa società. Vedete con il numero 42 è Luca Lucini, poi sulla sua ruota è Patrick Norman Falco, che passa in questo momento a condurre. Con il numero di gara 43 c'è poi Luciano Giovanzana, ma in gruppetto, in questo gruppetto di seguitore, troviamo ancora la maglia rossa di Elia Tedeschi della Gerbi 1910. Un Elia Tedeschi che impersona totalmente e completamente il soprannome del corridore Gerbi a cui è intitolata la società, il Diavolo Rosso. Vedete che proprio in addirittura d'arrivo, subito dopo la linea del traguardo, i due fuggitivi, ricordiamo i loro nomi, Kabir Lenzi e Matiev Nikitin, vengono riassorbiti dai quattro, e quindi in questo momento sono sei gli atleti al comando della 81esima edizione della medaglia d'oro Città di Monza, 36esimo trofeo Angelo Schiatti alla memoria. Una gara iniziata, questa della medaglia d'oro Città di Monza, nel lontano 1933 e non si è mai interrotta neanche nel periodo di guerra, cosa di cui ne va fiero il presidente Giorgio Albani. Primo a vincere questa corsa fu Amilcare Andreini, appunto nel lontano 1933, difendeva il colore del club ciclistico lombardo. Poi ecco che un atleta del pedale monzese, stiamo parlando di Salvatore Crippa, conquistò la vittoria nel 34, nel 36, nel 38, e poi la vittoria di Giorgio Albani, l'attuale presidente del pedale monzese, uomo esperto di ciclismo, campione nazionale, professionista, vincitore di classiche. Vinse la gara, appunto, medaglia d'oro Città di Monza nel lontano
1949. Continua nel frattempo la fuga di questi sei atleti che stanno caratterizzando questa parte centrale di corsa. Una fuga, dicevamo, iniziata da Matteo Nikitin nel corridore qui inquadrato con il numero 124 della Named Ferroli in compagnia di Kabir Lenzi, e poi, dicevamo, questi due atleti sono stati raggiunti da altri quattro ed ora, vedete, sono nel rettilineo prima di mettersi nella curva parabolica e il gruppo è lì proprio alle loro spalle, tirato completamente, le vedete, dalle maglie verdi e bianche della Viris Maserati di Vigevano. Tra le file di questa squadra un corridore che ha già vinto nel 2011 la corsa, e stiamo parlando di Marco Amicabile, e qui vediamo in testa con il numero 61 Camelo Foti, corridore varesino che gareggia appunto per questa società. Abbiamo visto anche con il numero 31 Federico Quirci della Carmioro NGC Pool Cantù, quindi ormai è prossimo, almeno sulla carta, il ricongiungimento del gruppo su questi sei atleti che stanno continuando nella loro azione, un'azione che comunque ha perso lo smalto dei primi minuti di gara. Nel frattempo cedono, vedete, Luciano Giovenzana si stacca, evidentemente ha capito che è inutile soffrire più del necessario per continuare l'azione, e quindi in testa rimangono in cinque. Staremo a vedere cosa succederà da qui a poco tempo. Un impegno da parte di Patrick Norman Falco, lo vedete, un atleta tenace, particolarmente veloce, ma anche, secondo il nostro modesto giudizio, e non ce ne deve avere a male il corritore, un atleta che forse spreca troppe energie e poi deve andare a pagare lo sconto. Quella atleta sulla sinistra è un ritirato, quindi non va considerato in gara, e vedete che ormai si temporeggia per vedere di essere riassorbiti, ma non abbiamo ancora capito se il gruppo a questo punto vuole andarli a prendere o meno. Nel frattempo comunque vedete che oltre alla squadra della Viris di Vigevano, nelle primissime posizioni anche gli uomini della Garda, e poi la fila infinita della Named Ferroli, una squadra che ha in testa un corridore in fuga, e stiamo parlando del russo Matej Nikitin. Insiste nell'azione, vedete, con il numero 105 il varesino Kabir Lenzi, un atleta, come abbiamo detto, molto molto determinato nelle sue azioni, rimane in testa da solo, mentre ormai gli altri quattro componenti della fuga si sono rialzati del gruppo. In questo momento avrà chiuso le file. Insiste da solo invece Kabir Lenzi, sta facendo evidentemente un gioco di squadra, si adatta bene sulla sua bicicletta, vuole andare in punta di sella per spingere al massimo, molto probabilmente sta facendo anche dei test sulla propria soglia, vedete davanti a sé il computerino che osserva continuamente, quindi anche l'autodromo di Monza anche per le biciclette può rappresentare un luogo per la verifica meccanica non solo della bicicletta ma anche del proprio corpo e delle proprie leve. Il rapporto che spinge Kabir Lenzi non è sicuramente tra i più duri, a dimostrazione che sta in questo momento forse diaffaticando, sta cercando di ritornare nei valori normali.
sempre del Team Idea 2010, sono stati messi un po' alla frusta, potremmo dire, i corridoi da parte di Marco Cannone. Evidentemente, appunto, come abbiamo detto già in precedenza, si vuole da questi corridoi delle prestazioni fuori soglia, ed ecco che questa è l'occasione per testarsi. Rapporto più duro quello di Alessandro Petiti rispetto al suo compagno di squadra Kabir Lenzi, un Petiti che è atteso a qualche buona prestazione, un atleta su cui confidano molto i dirigenti del Team Idea, un Alessandro Petiti che, come voi stessi potete vedere, sta per essere raggiunto dal gruppo, quindi un'azione più dimostrativa, forse anche necessaria per un filmato che stanno girando nei confronti di questa squadra. Ma attenzione, perché una volta preso il corridore del Team Idea, ecco un altro tentativo di fuga, con il 114 Nathan Pertica, con il 119 Matteo Pozzoli, entrambi della Team Named Ferroli, poi vediamo con il 111 Matteo Sperafico, atleta al secondo anno nella categoria, cresciuto tra gli juniores nelle file del Club Ciclistico Canturino, poi vediamo con la maglia della FGM MI Impianti Pier Giacomo Marcolino là davanti, e fanno parte del gruppo anche Michelangelo Ricciputti della Viris Maserati, Redi Alilai e Davide Belluschi della Named Ferroli. Quindi quattro atleti della società che ha come team manager Paolo Riva, una società di combattenti, è proprio il caso di dirlo, e con una maglia anche particolarmente aggressiva, e ora sono in testa alla corsa. Sono sette uomini, di cui quattro di questa società, più c'è l'inserimento dell'FGM Marcolina e di Matteo Spreafico del Team Idea. Ma attenzione, perché dal gruppo sono usciti altri due corridori, Fabio Gadda del Team Idea e Samuele Daverio della Fagnano Nuova. Vedete che ormai i due sono a tiro dei sette fuggitivi, quando stanno per affrontare per l'ennesima volta la curva della parabolica. Ed anche per i ciclisti, avete potuto notare, c'è l'effetto forza di gravità che va a perdersi poi in questo secondo tratto più, volevamo dire, più rettilineo della curva. E siamo di nuovo in rettilineo d'arrivo, quello dove si concluderà questa edizione, la 81esima della storia della medaglia d'oro città di Monza. Potremmo dire, quasi senza timore di essere smentiti, l'unica corsa che non ha mai subito delle interruzioni, nemmeno in tempo di guerra. Siamo nel corso dell'ultimo giro, abbiamo ripreso anche il transito del gruppo, quindi tutto da rifare, almeno così ci sembra. I nove sono stati ripresi ed ora c'è grande battaglia in testa per poter cercare, magari, perché no, il colpo gobbo. Un grande movimento, ma attenzione, perché parte proprio dalla testa del gruppo Matteo Grava della Pregnana Scout, squadra diretta dalla più giovane dei fratelli Saroni, Alberto Saroni. Vedete che Grava pedala con una manciata di metri, ma sono inesorabili naturalmente gli uomini della Viris, che vanno a chiudere il buco, e ormai siamo prossimi al passaggio, alla, diciamo, alla conclusione sotto lo striscione d'arrivo. Vedete che il gruppo si è un attimo calmato, diventa una corsa tattica questa. Andiamo a vedere tra poco chi seguirà sull'albo d'oro Loris Pauli, già vincitore nel 2010 e nel 2012, e magari la possibilità da parte di Marco Amicabile, vincitore della gara nel 2011, di fare uno storico bis, seppur distanziato un anno dall'altro.
Mancano ormai veramente pochi istanti. Ricordiamo che la gara è stata vinta da Matteo Pelucchi, da Ginanni, da Francesco Tizza e da Enrico Rossi, tutti velocisti di razza. Ma eccoci con le immagini sul rettilineo d'arrivo e siamo così giunti alla conclusione a ranghi compatti. Due atleti emergono dal gruppo, tutti e due con la stessa maglia, sono Marco Amicabile e Giacomo Marescu, entrambi della Viris Maserati, che hanno ragione di Edoardo Grosso della Overall e di Luca Guerrini della Carmioro. Ma vediamo il rallenti di questa stupenda vittoria della coppiata Viris Maserati. Ora le interviste. Continui scatti contro scatti, è sempre stata dura stare con i migliori. Caldo sì, un pochino, fortunatamente la partenza stamattina ha reso tutto un po' più fresco e eravamo gli unici uomini veloci, io e Marezco, e abbiamo fatto lavorare la squadra benissimo per poter aggiungere un altro tassello, un'altra vittoria, e la squadra ha tirato tutto il giorno, però per un valido motivo, primo e secondo, e va bene così. Voglio dedicarla a mio figlio Lorenzo, che arriverà a ottobre, alla sua mamma, nonché a mia fidanzata, e a tutte le persone che mi sono state vicine. Perfetto, grazie. Andiamo. Beh, abbiamo tenuto la gara sempre unita, oggi la squadra è stata fantastica. Sono partito ai 300 metri a tirare la volata a Marco, lui ha concluso questa giornata con uno splendido lavoro. È stata una volata abbastanza difficile perché, come la gara è veloce, tutti arrivano freschi in volata, allora tutti provano a farla, però la mia squadra è stata grandissima, hanno lavorato bene. Purtroppo è stato un buco a 400 metri dall'arrivo, non sono più riuscito a chiuderlo, allora ho finito terzo, va bene così. E siamo sul luogo, il podio usato solitamente dalla Formula 1 per l'atto ufficiale di questa giornata, la consegna dei fiori da parte delle signore intervenute. Sono tutte direttamente interessate, sono le sorelle Schiatti, la vedova di Isaia Stefano e poi la signora. Tutte signore che stanno vicino al pedale monzese e che continueranno, così come hanno fatto nel tempo i loro mariti, che oggi vengono ricordati con questa gara importante che si è potuta correre sull'autodromo di Monza proprio grazie a USM, che ci ha dato la possibilità di correre nell'autodromo. Allora, con grazie, molto molto piacere, siamo qua apposta noi, figuriamoci, per noi scusate, vi chiedo una cortesia. E i fotografi non si lasciano naturalmente passare l'occasione di fotografare tutto lo staff dirigenziale con i tre primi classificati che rivediamo nuovamente in questa volata che riproponiamo molto molto volentieri prima di andare ad ascoltare altre interviste. A suggello di una giornata fantastica, le signore Schiatti, in rappresentanza del grande Schiatti, ex presidente del pedale monzese, e che da 30 e passa anni, a 36 anni, aderiscono e supportano questa manifestazione. Il pedale monzese, l'assessorato allo sport di Monza, tutti vi ringraziamo enormemente e vi auguriamo tanta buona salute affinché possiate continuare ad aiutarci affinché ce la fate. Come avete visto quest'oggi la giornata? Siete soddisfatti dell'organizzazione? È molto bello, ringraziamo veramente tutti quelli che hanno lavorato tantissimo per dare smalto a questa nostra ricorrenza che sentiamo sempre con tanto affetto e tanto rimpianto. Questo non solo da parte vostra della famiglia, ma anche da parte di tutti noi sportivi e amanti del pedale monzese e gli sportivi di Monza, senz'altro. Noi abbiamo anche la generazione che corre in bicicletta. Sì. Allora dacci qualche informazione. Tu sei il nipote? Di Angelo Schiatti. E corri? Nel Velo Club Sovico adesso. E in quale categoria? Esordienti di primo anno, però adesso non posso correre per un problema al ginocchio, però. Quindi ti stai curando? Sì, sì, l'anno prossimo rientrerò sicuramente. E noi ti aspettiamo quando diventerai più grandicello e ti vorremmo vedere qui tra di noi. Sì, certo, ovvio. Grazie, grazie tante alla famiglia Schiatti e alla prossima. Grazie, ciao, grazie.
E siamo così giunti alla conclusione di questo nostro servizio con alcuni momenti delle premiazioni che coinvolgono praticamente dirigenti, presidente Albani ed il sindaco, poi l'assessore allo sport, e molto attivo è il segretario, è proprio il caso di dirlo, l'amico Paolo Brioschi, indaffarato naturalmente a consegnare ai premianti tutte le coppe, le buste, tutto quello che viene consegnato ai corridori. Si susseguono naturalmente i primi cinque classificati, abbiamo detto Ballerini, Guerrini, Grosu, Marescu e Amicabile. Ed ora è la volta delle sorelle Schiatti, che vanno a premiare la società del vincitore, rappresentata da Leonardo Pirro, con il memorial tutto dedicato all'indimenticato Angelo Schiatti. Ma la signorilità dello staff del pedale monzese non poteva dimenticarsi di un mazzo di fiori da consegnare alle signore presenti a questa premiazione. Con l'arrivo di Amicabile e Marescu vi lasciamo da Monza.